Beh, innanzitutto voglio ringraziare il professor Castegnaro per questo lavoro che ha fatto, questa indagine che aiuta tutti, a partire da noi vescovi, a guardare la realtà nella sua oggettività per ripensare la nostra azione pastorale. Una cosa, che a dire la verità, piace anche a me in modo speciale, perché ho avuto modo di fare diverse indagini durante il sinodo di Udine a fine anni 80. Abbiamo fatto un'indagine socio-religiosa all'inizio del sinodo che ho fatto a Adria Rovigo nel 2008, che ho incominciato nel 2008 e finito l'anno scorso. Abbiamo fatto col professor Castegnaro un'indagine socio-religiosa e poi anche a livello nazionale sul versante dei catechisti. Quindi mi piace che anche noi tutti, ma in particolare noi vescovi, nell'affrontare la pastorale teniamo sempre i piedi per terra e guardiamo la realtà nella sua obiettività. Dopo aver ascoltato il professor Castegnaro nella relazione che ha fatto a noi vescovi e al comitato che prepara il convegno di Aquileia il mese di gennaio, sono rimasto anch'io un po' preoccupato, per non dire di più, di fronte ai dati problematici che sono emersi e che sono stati richiamati almeno in parte anche oggi. Però ho cercato innanzitutto di cogliere alcuni aspetti positivi che vanno valorizzati. Ad esempio, il bisogno di spiritualità incentrata sul soggetto, con la ricerca di vivere bene, di dare un senso alla propria vita, è già un fatto positivo. Cioè, non siamo di fronte della gente materialista che si accontenta soltanto di riempire lo stomaco. L'apertura al senso religioso, sia pure con una pluralità di forme religiose, sia individuali che comunitarie. Il fatto che il 91% ammetta l'esistenza di un essere supremo, di un trascendente, sia aperto cioè a qualcosa che va oltre la dimensione umana, rimane un fatto da valutare, da valorizzare. Così anche l'esigenza di una maggiore autonomia è un valore che va difeso, anche perché sappiamo che viviamo in un mondo globalizzato che rischia di omogeneizzarci tutti. Però assieme al bisogno di autonomia mi piace che ci sia anche l'esigenza di una relazione con gli altri. E poi anche mi piace la sottolineatura fatta alla fine dal professor Castegnaro, il bisogno di un cattolicesimo non senza chiesa, per adesso diceva. Ma al di là di questo, il rapporto positivo che è quello vissuto con i sacerdoti, direi che sono così accettati meno negativamente di come è vista la Chiesa. La Chiesa istituzione sappiamo che è criticata in maniera più pesante del solito. Bene, questi sono alcuni dati positivi, ma senza ritornare adesso a ripetere quello che è stato già detto, mi viene da dire quali sono le esigenze pastorali a cui noi dobbiamo rispondere di fronte a questa situazione. Beh, la prima cosa è dobbiamo impostare un'azione pastorale non chiusa dentro la parrocchia, ma che si svolge là dove la gente vive e che privilegia l'incontro diretto con le singole persone. Ecco, io penso che questa sia una prima scelta. Essere davvero di più che mai incarnati dentro la comunità degli uomini. Mi piace dirlo con una battuta. Dobbiamo passare dalla pastorale delle campane alla pastorale dei campanelli. Pastorale delle campane vuol dire chiamare la gente in chiesa e servire quelli che vengono. Pastorale dei campanelli vuol dire andare là dove la gente vive. Non solo. È importante privilegiare più che mai l'incontro diretto con le persone. Io penso che noi, io come prete, come vescovo, mi sento chiamato non a reggere una istituzione,
ma a vivere delle relazioni con le persone, al punto che da anni, da quando sono vescovo Adria Rovigo, ripeto ai miei preti e agli operatori pastorali, dobbiamo passare dalla pastorale dell'azione alla pastorale della relazione. È questo che è più sentito, è una cosa più esigente. Dobbiamo mettere al centro le persone, ce l'ha detto anche il famoso convegno di Verona del 2006, il convegno nazionale, cioè farle sentire a loro agio, creare occasioni di incontro e di dialogo, mettersi in ascolto, non a mettersi a fare le prediche. Ascoltare e accogliersi nella diversità, stimarsi in quello che di positivo ognuno si porta dentro nel cuore. Un altro problema che deriva da queste due primi, questi due tre sottolineature, occorre ripensare la pastorale parrocchiale in funzione di quelli che normalmente non vengono più nelle pratiche religiose. Se io parlo con un termine classico, dobbiamo avere una pastorale più missionaria, più mandata, più inviata fuori delle mura della Chiesa. Insomma, bisogna uscire da un'immagine vecchia di parrocchia, che si riduce a fare un po' di messe e di sacramenti. Ma occorre soprattutto un progetto su misura con i giovani, che abbiamo sentito sono quelli che hanno un atteggiamento molto più critico nei confronti della Chiesa. È un'azione, una vicinanza capace di ascolto e un'azione pastorale sempre più personalizzata. E certo, un altro atteggiamento da avere è prendere sul serio l'area della incertezza. Sappiamo che quelli che ammettono l'esistenza di un essere trascendente è ancora alta, dicevamo prima, però anche quelli che magari credono con molta incertezza, e questa incertezza sta crescendo quanto più si scende nelle giovani età. Cosa vuol dire questo? Non è che sia un'incertezza che automaticamente cerca una risposta, però è un terreno favorevole alla ricerca religiosa. È necessario imparare a interloquire col dubbio, non quindi mettersi a fare delle spiegazioni, delle dimostrazioni, delle asserzioni, imparare a interloquire col dubbio. E certo, nel dubbio, oltre che ascoltare, è importante che ognuno di noi porti la sua personale esperienza di fede. Più che fare un elenco di dottrina, io lo sto dicendo continuamente, dobbiamo raccontare la nostra esperienza di vita cristiana, perché questa testimonianza, questa esperienza può essere significativa per tutti, nel rispetto di ciascuno. E concludo sottolineando anche alcune dimensioni che vanno valorizzate, che hanno degli aspetti problematici, ma che invece sono anche aperte a cose positive. Abbiamo sentito che si è gelosi della propria autonomia, è molto forte. Questo perché? Perché viviamo in un mondo così bombardati da tanti messaggi che ognuno è portato a chiudersi in se stesso. Però accanto a questo bisogno di difesa della propria libertà c'è una forte esigenza anche di relazione con l'altro. Ho visto e ho segnalato che è stato molto sottolineata l'importanza del rispetto dell'altro. E qui io penso che dobbiamo partire da qua, da questo bisogno di autonomia e di rispetto, per creare rapporti di relazione. Un secondo aspetto, si è parlato della dimensione spirituale, che è come è cresciuta. Io penso che questa dimensione spirituale sia configurabile un po' come una nostalgia di Dio, come un bisogno di trascendenza, di andare oltre quello che siamo. E allora è importante mettere a contatto le persone con l'esperienza religiosa cristiana, però aperti al dialogo, perché viviamo in un contesto pluralista anche a livello religioso. Ci troviamo davanti a un pluralismo di universi simbolici. Qualcuno parlava in passato di una fiera delle religioni. Voglio dire, non possiamo vivere la nostra esperienza religiosa dentro i nostri orizzonti, ma in un dialogo con le altre esperienze religiose in atto.
E questo naturalmente ti provoca a essere anche più consapevole della tua esperienza, da quale provieni. Questo l'ho vissuto anche come insegnante di religione nelle scuole. Dopo aver fatto per un semestre delle ricerche sulle varie religioni, dagli studenti, nelle superiori, è venuta l'esigenza di riscoprire la religione cristiana. E infine, penso che sia importante tener conto di questo atteggiamento, di questa tendenza a vivere nel privato il fatto religioso. Ecco, è possibile uno sbocco a questa tendenza privatistica? Ecco, io vi segnalo e concludo questi tre sbocchi. Se noi ci rassegniamo a uno sbocco individualistico, a vivere da cristiani senza chiesa, senza appartenenza religiosa, qual è l'esito finale? È la fine della religione. E questo viene fuori anche analizzando l'atteggiamento religioso dell'indifferente o del non credente. La svaluta sempre di più. Oppure qualcuno preferisce uno sbocco etico, cioè si dice sì, è importante più che una religione avere un'etica corretta nella vita politica, nella sfera economica, nella vita relazionale, ma anche questa ricerca etica senza un riferimento religioso che costituisce la base dei valori in cui crediamo finisce per scivolare nel soggettivismo e nel relativismo. Qual è allora, secondo me, lo sbocco che dobbiamo dare a questo cammino di ricerca? È uno sbocco comunitario, cioè aiutare le persone verso una fede adulta e condivisa, giocata insieme, testimoniata nella società attuale in forme credibili e convincenti, incarnata nelle scelte sociali, culturali e politiche. Cioè io penso che il futuro della nostra vita cristiana dipende dalla nostra capacità di viverla insieme e in rapporto dialogico con il contesto sociale e culturale in cui viviamo. Queste sono le mie convinzioni e queste sono anche le cose che cercherò di portare al convegno di Aquileia. Grazie. Grazie.